Gregor, è la mia più grande onore che possa avere nella mia vita lavorativa, perché ogni giorno insieme a lui è davvero un dono che lui dà a me e io a lui. Lui è stato il primo a fare il corso barman nel 2019, è stato talmente bravo a imparare tutte le pratiche di barman, caffetteria e servizio ai tavoli, che ovviamente l'ho assunto subito, ho detto questo è il barman del futuro. Torna anche quest'anno in Valdarno una delle iniziative sociali più virtuose di sempre, il corso per barman inclusivo dedicato alle persone con disabilità. Giunto ormai alla sua quarta edizione, con la prima che ebbe luogo nel 2019, nei mesi di ottobre e novembre il noto imprenditore Andrea Manetti rinnova presso il proprio locale in via Poggilupi a Terranuova Bracciolini questo speciale corso di formazione della durata di 9 incontri, con lezioni teoriche e pratiche attinenti al mondo di bar e caffetteria, che si terranno tutti i martedì dalle 20 alle 22 a partire dal 3 ottobre fino al 3 dicembre, giornata mondiale della disabilità. Per noi, per me in particolare e per tutti i miei collaboratori è davvero un onore fare questo corso, perché è una cosa che ci dà molta emozione far imparare un mestiere come il barman a questi ragazzi che hanno voglia di far parte di questa società, e quindi questo lavoro, questo mestiere è l'occasione giusta per farli lavorare dietro a un bancone, fare degli aperitivi, servire ai tavoli, quindi è molto importante per loro anche relazionarsi con il cliente. A sua volta il cliente vede che dall'altra parte del banco ci può essere una persona con una disabilità che in maniera del tutto normale, come tutti gli altri, lavora al pari dei suoi colleghi. Quindi è un corso molto importante sia per i ragazzi che affronteranno il corso e sia per noi che insegneremo questo mestiere. Confesercenti, anche con la sua agenzia formativa, Cescot, ha fin dal primo anno creduto e sostenuto questa iniziativa di Andrea Manetti. È un'iniziativa assolutamente meritoria in cui crediamo debba esserci l'impegno di tutti. È un corso che siamo convinti sia utile, sia necessario, perché condividiamo le parole di Andrea, per cui l'inclusione passa anche, direi anche soprattutto, insomma, dal lavoro e dall'inserimento lavorativo, per cui è un'iniziativa in cui abbiamo creduto e che sicuramente anche quest'anno avrà il successo degli anni scorsi. Sicuramente ci aspettiamo che questo corso possa essere comunque una prepista per questi ragazzi, e ci aspettiamo che le attività comunque del Valdarno possano poi assumere questi ragazzi, perché sicuramente dargli un'opportunità di lavoro è l'aspettativa massima che possono avere da questo corso. Tutti assieme, ragazzi, assieme,